Al telefono con Eleonora Forenza, parlamentare europea dell'Altra Europa con Tsipras, di ritorno da questi 3 giorni nei territori palestinesi. Qual è la situazione che avete trovato tra Palestina e Israele? Ah, una situazione di vera e propria apartheid, in particolare abbiamo avuto modo di riscontrare nella città di Hebron che davvero, diciamo, la situazione è di impraticabilità per i palestinesi di percorrere liberamente gli stessi territori palestinesi. Abbiamo avuto modo di parlare con diversi intellettuali, esponenti della società civile israeliana che ci hanno confermato come purtroppo, diciamo, l'educazione in quel paese, l'educazione in Israele in questo momento tenta a rimuovere l'esistenza dei palestinesi come uomini e donne. E credo che da questo punto di vista purtroppo si sia seminato moltissimo, moltissimo odio. Ecco, qual è il clima? Si parla della possibilità di un ritiro da parte dell'esercito israeliano, ma stanno continuando gli attacchi. Sì, purtroppo il clima è appunto abbastanza indefinito, nel senso che si ritirano da terra, parlano di un ritiro unilaterale, ma non smettono di utilizzare i droni, non smettono di lanciare bombe. Noi abbiamo avuto modo di parlare con una cooperante italiana che è stata fino a ieri a Gaza, noi abbiamo chiesto di poter entrare in Gaza, ma non ci hanno fatto entrare e non ci hanno fatto andare. La cooperante ci descriveva persone ormai pronte a morire perché, diciamo, essendo ormai condannate a vivere in una prigione, sanno che il loro destino può essere quello di essere colpiti da una bomba da un momento all'altro. Quindi una situazione, quella di Gaza, veramente, veramente drammatica sotto tutti i punti di vista. Grazie Eleonora Forenza per Fanpage, alla prossima.